Ciao Gentaccia, bentornati su Hearts of Iron 4. Continuiamo con la nostra campagna italiana. Abbiamo due fronti attivi, ovvero quello in India e in Scandinavia. Quello in Scandinavia è a buon punto, abbiamo quasi terminato l'invasione. Invece quello in India sta prendendo un po' più tempo del previsto, ma comunque facciamo progressi, quindi non mi preoccupa il risultato finale. Dovremmo poi magari dare una mano anche qui in Cina, poiché vedo che anche i nostri alleati stanno impiegando più tempo del previsto. Ok, abbiamo diviso le truppe avversarie. Vediamo se riusciamo a distruggerle una volta per tutte. Sono senza rifornimenti, molto disorganizzate, quindi dovrebbe essere una passeggiata. Ok, la Norvegia ha capitolato. Ok, ci manca penso una città per far capitolare anche la Svezia. Sì, manca veramente poco. Eliminiamo le restanti truppe alleate ancora presenti in Norvegia in modo da non ritrovarcele poi in seguito. Ok, diamo loro un piano, almeno hanno un ulteriore bonus in preparazione, che non fa mai male. Allora, vorrei provare a rispedire le nostre truppe sulla terraferma, ma ho un po' paura della flotta americana, vediamo se... Ecco appunto, rischiamo di perderle. Abbiamo perso una divisione. Non ce ne perdonano una proprio. Allora, dobbiamo riaddestrarne un'altra. Abbiamo le nostre divisioni di paracadutisti. Non so bene come funzionino, onestamente. Forse abbiamo bisogno di aerei da trasporto per dare la missione. Non lo so. Ne abbiamo un po'. Vediamo un po' se capisco in che modo funzionano queste divisioni. Ah, ecco, c'è una missione proprio specifica, non ci avevo mai fatto caso. Allora, funziona come con le missioni navali, a quanto pare. Si parte dagli aeroporti, ovviamente, invece che...
intanto facciamole trasferire nel nord della Francia, poi prepareremo una missione accurata. Diamo un'occhiata ai nostri alpini. Allora, hanno concluso la loro missione, manca giusto quest'ultima regione. E io adesso direi di... Vediamo. Ok, qui ormai sono completamente allo sbaraglio, quindi le stiamo dominando. Perfetto, la Norvegia è nostra. Facciamo in modo di annientare anche la Svezia e poi ci concentreremo sull'invasione del Regno Unito. Cosa ci fanno le truppe? Sono i cieli coperti di aeroplani. Perfetto, mancano giusto le ultime sacche di resistenza. La Svezia ha capitolato. Qui è rimasta una divisione inglese, ma... Oddio, sarebbe bene in realtà togliere l'appoggio navale, diciamo, qua nel mare, però dovrei... Ma sì. Proviamo a mandare la nostra flotta quassù. Ci dovrebbe essere un porto da 10 qua nelle vicinanze, vediamo se lo trovo. Non lo trovo. Vabbè, ci accontenteremo di quello da 8. Aspettiamo l'arrivo della nostra flotta. Intanto metto a preparare la missione per invadere quest'isolotto. 24 divisioni sono un po' troppe. Ok. Allora, avevamo un generale che se non erro... No, non c'è. Stavo cercando un generale che avesse come attributo un bonus al combattimento senza rifornimenti. Però a quanto pare non ce l'abbiamo, mi ricordo male. Quale potrebbe essere il miglior generale per i nostri paracadutisti? Combattimento urbano non ne abbiamo. Sono indeciso. Ci sono altre truppe alleate che gironzolano per...
per i nostri mari. Allora, dobbiamo dare una nuova missione ai nostri alpini. Allora, a questo punto direi di terminare anche questa campagna, quindi diamo l'ultima spinta qui in India. E poi ci concentreremo su quest'altra, su quest'altro lato. Per adesso teniamo soltanto la linea. Una volta che avremo concluso qui a ovest, cercheremo di spingere anche in Cina. Allora, vorrei preparare più missioni di trasporto di invasione aerea, quindi non so se avremmo bisogno di più aerei da trasporto, li stiamo già producendo in realtà, quindi va bene così. Allora, però, come dicevo, vorrei preparare più missioni. Allora, una sicuramente qui a Liverpool. Come mai non ce la fa fare? Come mai non ci fa? Non c'è bisogno di preparare, a quanto pare, le missioni di... per i paracadutisti, però non me ne fa fare più di una. Allora forse in questo caso io proverei a sbarcare qui, a planare qui a Glasgow, in modo da prendere queste tre città e magari tagliare in due il Regno Unito. Quindi assegniamo tutte le unità ad una sola missione. Fin lassù non ci arriviamo, però. Vediamo se partendo da un po' più vicini. No. Come mai non funziona? Ah, forse abbiamo bisogno di aerei da trasporto presenti nel... Sì, penso di sì. Presenti proprio nell'aeroporto. Va bene, in tal caso allora cercheremo di sbarcare qua, su questa linea del fiume, e tagliare qui all'altezza di Liverpool. Ok. C'è una flotta americana. Abbiamo perso una nave da battaglia, delle nostre migliori, tra l'altro. La presenza di flotte alleate è molto forte ancora qui sulla Manica. C'è una battaglia grossotta. Abbiamo perso un'altra nave, a quanto pare. 212. Un'altra nave da battaglia. Ci stanno affondando tutte le nostre navi ammiraglie.
Qui abbiamo vinto a quanto pare. No, fermo. Ok, la nostra flotta adesso è qui presente, proviamo a dare il via alla missione e speriamo di non perdere troppe unità. Ok, le nostre truppe sono atterrate sane e salve. In realtà l'avevamo già preso, ci sono arrivati i primi turchi. Abbiamo rischiato per niente. Ok, è andato tutto liscio per fortuna. Adesso, io manderei la nostra armata blu qua sulle coste in Normandia. E preparerei anche l'invasione navale. Quindi richiamiamo la nostra flotta da qua che non ci serve. E cerchiamo un porto di quelli un po' più grandi. Ecco, qui c'è un porto da 10 che fa il caso nostro. No, continuano a bombardarci. Vediamo se abbiamo qualche... Abbiamo bisogno della superiorità aerea qui sulla Manica e anche... sull'Inghilterra, iniziamo a mandare i nostri aerei. Allora, ci servono i nostri caccia. Allora, i nostri caccia, io direi... No. Visto che ne abbiamo 600, farei 300 e 300. Ok, vediamo se abbiamo altri stormi, sì, ne abbiamo diversi. In zone che non ci servono più, tipo in Spagna... in Scandinavia, in Piemonte fanno comodo ancora, in Provenza anche, qui in India non penso ci servano più, Sardegna, questi sono i nostri caccia e bombardieri navali, aerei da trasporto, ok. Aspettiamo che arrivino e poi li manderemo a coprire la nostra flotta. Ah, visto che ci siamo, io manderei anche qualche bombardiere navale. Vediamo se ne abbiamo... Sì. Ne mandiamo un bel po' a bombardare la Manica. Dobbiamo... Qui continuiamo a perdere navi, però. Questo è un grosso problema. Ci stanno decimando. Ok, mandiamo subito i nostri aerei perché abbiamo bisogno a tutti i costi di avere la supremazia. Ok, mandiamo anche i nostri bombardieri navali. Abbiamo perso un sacco di navi.
Ok, qui nell'entroterra abbiamo la supremazia aerea. Invece qua nel mare no. Abbiamo perso un sacco di caccia nel giro di pochissime ore. E loro ne hanno persi molti meno dei nostri. Pure i nostri sono probabilmente i migliori caccia che ci sono in giro. Niente, dobbiamo mandare a tutti i costi anche l'altra squadra di caccia qua sulla manica. Abbiamo perso ogni singolo scontro. Dove stanno andando adesso? Hanno abbandonato la missione. Beh, qui abbiamo la nostra armata blu. Allora, io penso che sbarcare in una di queste città principali sia quasi impossibile, poiché sarà sicuramente presidiata. Quindi o sbarchiamo qua a est, che forse sarebbe la migliore perché c'è un po' più di spazio, o altrimenti in questa qua nel Sussex. O in Cornovaglia anche. La migliore probabilmente sarebbe farlo in entrambe le zone. Semmai manderemo la nostra armata blu in una zona e quella rossa in un'altra. Allora, prepariamo la nostra invasione. Io direi da qui. Qui per l'armata blu e l'armata rossa la faremo partire da qua e atterrare in Cornovaglia. Ok. Quindi le missioni sono tutte pronte, qui ci serve un comandante, diamo il buon soddu. Diamo il via ai nostri alpini che dovrebbero essere pronti, no, non tutti. Comunque ormai l'avanzata è molto semplice, sono praticamente senza rifornimenti, non hanno la benché minima organizzazione, ogni attacco è una vittoria. Il problema adesso starà tutto nel prendere il controllo di questo mare, della Manica. Senza di quello rischiamo di perdere intere armate senza ottenere niente. Bene, io concluderei qui l'episodio. Nel prossimo episodio, nei prossimi episodi, combatteremo per il controllo qui sopra la Manica. Stiamo perdendo un sacco di caccia, ne abbiamo persi quasi 500 e ne abbiamo abbattuti poco più di 300, compresi qualche bombardiere. Vediamo come sta la nostra produzione di caccia, è un po' bassina, ce ne serve sicuramente di più. Allora io interromperei la produzione di supporti. Continuerei quella dei bombardieri perché appunto li stiamo utilizzando in varie zone. E però ci servono più caccia. Quindi aggiungiamo un'altra linea di produzione. E vediamo di che cosa possiamo fare a meno al momento. Dei motorizzati ne abbiamo una scorta enorme. Anche delle artiglierie possiamo abbassare notevolmente la produzione. Quindi perfetto, un'altra linea intera di caccia. Il resto direi che va bene così.
Bene, come dicevo, concluderei qui l'episodio. Ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti.